Il Partito Democratico ha già avuto dei momenti di confronto e di discussione in assemblea comunale e in segreteria comunale in cui si è delineato appunto questo percorso che stiamo facendo dei laboratori tematici che serve per connotare l'azione politica che è stata, che è e che sarà del Partito Democratico a livello amministrativo. L'individuazione del candidato sindaco sarà in una fase successiva in cui ci confronteremo come partito sull'individuazione della persona in grado di portare avanti questa problematica e che raccoglierà il consenso di tutto il partito. Dopodiché apriremo un confronto con le altre forze della coalizione con le quali, se il tema sarà individuare il candidato sindaco con una primaria, per noi non ci sono problemi. Altrimenti valuteremo insieme se ci sono le condizioni di un'individuazione, diciamo, collettiva. Ecco, per cui all'interno del PD, per riassumere, cerchiamo di trovare il consenso unanime sulla persona più rappresentativa che raccoglie, diciamo, il giudizio positivo di tutto il partito. Come coalizione apriremo una discussione e siamo aperti al contributo di tutti, se primarie devono essere, primarie siano, di coalizione. Vi siete dati una tempistica per individuare questo profilo? Fino all'inizio dell'autunno andiamo avanti con questi percorsi tematici. Poi nell'autunno cercheremo ulteriori momenti di verifica e di approccio programmatico e tematico che faremo all'interno degli organi del partito, ovviamente contemporaneamente a questa apertura di discussione con le altre forze politiche e civiche che già stanno collaborando in questa giunta o con le altre che vorranno aggregarsi.